qui tocchiamo un tema che ti è molto caro, quello dell'emarginazione, quella però emarginazione che viene superata ogni volta, sia nei film che nella tua narrativa, dall'andare al di là, no? Dal cercare comunque un contatto con l'altro, eh? Il nero che cerca il nero, il bianco che cerca in bianco, ma in realtà è un'immagine di una società che è proiettata verso l'alto. Ti chiedo, vorrei partire da questa domanda, come pensi che oggi davvero si possa lavorare per, non più per l'interculturalismo, perché ormai ai dialoghi anche a parole ci siamo abituati, no? Forse dobbiamo superare l'idea di dialogare un po' entrando ognuno in quel che è l'altro, quindi il bianco che diventa un po' meno bianco, il nero che diventa un po' meno nero. E allora, se la sfida transculturale, se l'idea, diciamo, che anche il cinema, anche la letteratura possano fare un passo oltre, in che modo noi possiamo, attraverso l'arte, la letteratura, il cinema, farlo questo passo? Perché ormai tutta l'Europa, anche quella diciamo meno avvertita, lavora proprio per l'oltre. Ormai l'interculturalismo, il contatto, l'idea che ci si fermi soltanto a dialogo non basta più. C'è bisogno di superare noi stessi scavalcando l'altro, smettendo anche un po', no, di lavorare per queste alterità contrapposte e cercando ognuno di superare se stesso nell'altro da se stesso. Ecco, sono temi che compaiono molto spesso nella tua filmografia, sono anche temi forti, penso all'ultimo film, penso a Latin Lover, con questa grande mescolanza di esperienze, linguaggi, forme. Tu come affronti, se hai affrontato anche recentemente questo aspetto, e come lo porti avanti nella tua narrativa, nella tua cinematografia? Buonasera, posso dire intanto che c'è una musica che c'è una musica qui che fastidiosa, mi dà molto, sì, sì. Anche perché non vi vedo e mi dispiace perché non vedo le vostre facce, perché c'è questa luce molto forte. Ecco, grazie mille. Questa piazza è bellissima, io confesso che non avevo mai visto Civitanova ed è una cittadina stupenda, bellissima. Bianco e Nero nasce dopo un mio viaggio in Ruanda. Ovviamente il Ruanda per noi è associato a una catastrofe, un genocidio. Io sono andata lì con degli amici, tra cui c'erano due amici neri, non erano miei amici prima, sono diventati amici dopo. Abbiamo capito, parlando insieme nel viaggio di andata, prima di vedere la tragedia del Ruanda, che nessuno di noi aveva degli amici neri, cioè noi parlavamo molto di questo, cioè, dicevamo che per noi non c'era nessun problema mai, ma nella vita nostra nessuno aveva un amico nero e loro non avevano un amico nero. Cioè, uno di questi era sposato con una donna italiana e mi ha raccontato questa realtà che non si toccavano mai. Io non sono interessata ai discorsi generali, nel mio lavoro non è così interessante, per altri lo è. Io sono interessata ai casi personali della vita, ai racconti. Allora mi sono resa conto, mi sono detta, ma non è possibile che ognuno di noi pensa che va bene tutto, va bene la differenza, che non ci sono problemi, che non ci sono problemi di colore della pelle, che non c'è niente, però non ci innamoriamo mai di un altro, non abbiamo amici neanche. Da lì nasce Bianco e Nero, che è frutto di una collaborazione con loro. Il film nasce, il diario che lui spia attraverso il computer è un vero diario di una donna africana che vive in Italia e che è sposata con un italiano. Allora l'idea del film, dunque anche la mia idea, è che non dobbiamo pensare che ciò che pensiamo che sia giusto è assodato, è qualcosa di naturale per noi. Chiaramente noi diciamo siamo tutti uguali, va tutto bene, ma non è così. Mi ricordo benissimo che quando ho girato il film, l'attore africano, l'attore che fa il marito della donna, la storia è di un italiano
che non gliene importa niente, la moglie invece ha tutte cause giuste, si occupa un sacco di cose per l'Africa, lui invece è scocciato e una sera va portato da lei in un posto dove incontra semplicemente una donna che gli piace tantissimo e comincia a innamorarsi di lei e dunque mette in crisi tutto questo sistema che era assodato come chiaro, e cioè della moglie, non siamo razzisti, non abbiamo problemi. Quando ho girato il film, l'attore africano che faceva, che poi francese, che faceva il marito della ragazza nera, mi ha detto: quando nel mio paese africano è arrivato il primo bianco, io ho avuto una paura terribile perché pensavo fosse un fantasma. Questo per dire che non dobbiamo pensare che il rapporto col diverso sia automatico e felice, perché se non lo pensiamo, se pensiamo che invece è qualcosa da capire, da approfondire, contraddittorio, allora forse è la prima volta che entriamo veramente in contatto con un'altra realtà. Da questa idea che era condivisa da me e da questi miei nuovi amici africani è nato Bianco e Nero, per cui io penso che più di tutto vale l'innamoramento dell'altro, che può essere anche un'amicizia, non per forza deve coinvolgere una storia d'amore. L'idea che l'altro ti interessa, ti appassiona, vuoi capire com'è. Se individualmente questa cosa scatta a livello grande, io penso che si fanno molti più passi in avanti verso l'idea di convivere che non attraverso una serie di discorsi che noi condividiamo apparentemente, ma non nel profondo. Senti, quello che tu dicevi mi fa venire in mente l'illusione del bene. Perché? Perché tu hai parlato di forme e di ciò che noi con i nostri comportamenti riusciamo a scavalcare, quindi anche le forme. Qualunque forma, qualunque pregiudizio, qualunque sovrastruttura, nella semplicità dei comportamenti che si scontrano e si incontrano, viene meno. E mi viene in mente l'illusione del bene perché in quel romanzo si parla del comunismo, il protagonista si interroga su quel che possa essere considerato comunismo, c'è un fallimento, c'è il fallimento di un matrimonio, ma c'è soprattutto un fallimento storico. Ecco, io l'ho letto così, in questa chiave, quel tuo romanzo, cioè c'è l'ennesima crisi di uno storicismo, ecco, delle forme, che viene messo alla prova proprio dalla quotidianità, cioè la forma è il comunismo, ma in realtà le forme non reggono all'urto, all'onda d'urto dei comportamenti e quindi delle crisi che su questi comportamenti intervengono. Ecco, quindi io vorrei farti questa domanda, che credo che proprio in quel romanzo, L'illusione del bene, sia frequente, sia pressante. Siamo davvero noi a rispondere della storia? Oppure la storia ogni volta ci scavalca, può fare a meno di noi? E allora se può fare a meno di noi, noi forse nei veri comportamenti riusciamo a essere storici di noi stessi. E questo conferma, no, il fatto che al di là, proprio nel caso dell'illusione del bene poi, al di là della forma di quel comunismo su cui ci si interroga, eccetera, poi alla fine una via si trova. Ed è proprio la via forse che tu dicevi parlando del film, no? Quella affidata proprio a chi nei suoi comportamenti quotidiani, anche i più elementari possibili, cerca di ricostruire una sua piccola storia e con la sua piccola storia cerca di ricostruire tante piccole storie attorno a sé. Ma l'illusione del bene, anche quello nasce, intanto l'illusione del bene è stato uno dei libri più combattuto dalla sinistra e anche più amato anche dalla sinistra, un po' come Quando la notte, perché al centro dell'illusione del bene c'è un po' un tabù che secondo me è perfettamente ancora, purtroppo, abbastanza valido. Nell'89 è caduto il muro di Berlino. Tutto il mondo parlava di questo e noi che abbiamo una storia grandiosa della sinistra non ne abbiamo mai parlato. Cioè, io mi accorgevo
andando in giro, cercando di interrogare le persone, soprattutto le persone che erano a quel tempo nel Partito Comunista, come si potesse non elaborare, non capire, non parlare di questo. E la risposta era sempre: facciamo altro. Poi in realtà è stato cambiato il nome, anzi due nomi a un partito, ma nel fondo quello che ci metteva davanti la storia non è stato mai veramente capito fino in fondo, perché se si fosse capito allora, tutta la sinistra oggi sarebbe molto più moderna e molto più forte. Allora si è semplicemente evitato di parlarne. Da questo nasce il libro che è stato quando è uscito. Intanto quando l'ho scritto, anche a miei amici carissimi mi hanno sconsigliato di scriverlo, come se si potesse per la letteratura pensare che una cosa che non è in linea col pensiero corrente possa non essere scritta. Non è così che succede. Io l'ho scritto ugualmente e la Feltrinelli, che come sapete è una casa editrice molto di sinistra, ne do atto, mi ha pubblicato. Dopodiché ci sono stati vari attacchi, anche dell'Unità di allora, con poi ripensamenti, ma questa letteratura è bella perché dà la possibilità ai giornali e alle persone di parlarne. Ho avuto grandissime lettere bellissime di persone dell'Est che vivevano in Italia, che hanno riconosciuto molte cose del libro, perché io ho fatto una ricerca, sono stata molto tempo a Budapest, sono stata nel luogo in cui venivano allora conservati i Samizdat, dunque è stato un grande lavoro di ricerca. Anche lì questa cosa è nevralgica per l'Italia, è stata nevralgica per l'Italia e credo che la soluzione non si è mai trovata, nel senso che oggi la storia, come dicevi te, è andata molto più avanti. La storia anche dell'Unione Sovietica è stata talmente più avanti che di tutti quei morti nessuno ne ha mai più parlato. Nei fatti si è sostituita una nomenclatura politico-finanziaria che ha praticamente, che viene sempre da lì, cioè il processo storico non è mai avvenuto. Non è mai avvenuto in Unione Sovietica, da noi è avvenuto come nei fatti, è avvenuto così. Questo però è un rapporto con la storia che non funziona, perché la storia la si deve capire, la si deve approfondire, si devono anche trarre delle conseguenze di autocritica personale, anche rispetto a delle posizioni che uno ha preso, perché solo così si può andare avanti. Non c'è possibilità di un futuro della sinistra senza questa cosa, e i fatti della politica lo dimostrano benissimo. Senti, a proposito di autocritica, vista anche la tua fortissima sensibilità per la difesa dei diritti delle donne, per le prese di posizione contro l'omofobia e per la grande attenzione che hai per l'integrazione, la domanda però la voglio far anticipare da una considerazione, proprio perché hai parlato di autocritica. Oggi sempre più spesso nelle antologie scolastiche si recupera l'idea di una letteratura al femminile che per almeno due secoli è stata pressoché totalmente ignorata. Di esempi recenti ne potremmo fare tantissimi, di esempi meno recenti ce ne sono pochi. Ecco, la prima poetessa italiana di cui la storia letteraria racconti è questa compiuta donzella, che non si sa se è uno pseudonimo o un nome reale, di cui ci sono rimasti tre componimenti, uno più bello dell'altro. Poi si deve saltare alla prima metà del Cinquecento, soprattutto con Isabella di Morra, questa straordinaria poetessa che scrive solo 13 componimenti, muore poco dopo i 25 anni perché viene trucidata, uccisa da tre dei suoi fratelli, perché pensano che abbia una storia clandestina. Lei sa benissimo che morirà e in un bellissimo componimento si mette a guardare il mare e spera che il padre venga a salvarla, quando sa benissimo che di lì a poco morirà. Ecco, c'è una forma di risarcimento oggi per cui la letteratura al femminile, di cui si scoprono sempre più esempi oggi. Tu che hai lavorato tanto sulla difesa dei diritti delle donne,
E anche nei tuoi romanzi hai dato uno spazio forte non solo alle presenze femminili, ma all'idea di una femminilità che possa essere declinata in tanti aspetti, in tanti momenti, in una ricchezza incredibile. E anche solo in un tuo romanzo si trovano tantissime sfaccettature della sensibilità, come se tu proprio la squadernassi davanti al lettore. Ecco, parlando proprio di difesa dei diritti delle donne, di presa di posizione contro l'omofobia, di attenzione all'integrazione, che Italia è per te questa di oggi? L'Italia vista con i tuoi occhi, e soprattutto magari cosa possiamo fare, se possiamo fare, per lavorare tutti insieme, almeno per progetti che credo, no, possano essere condivisi oggi: integrazione, lotta contro l'omofobia, difesa dei diritti della donna. Ma le donne non sono equiparabili agli altri due punti, le donne sono la metà del mondo. Questo è un festival che tratta del futuro. Noi viviamo l'epoca più rivoluzionaria del mondo, perché per la prima volta nella storia la società è vista, guardata, raccontata da due. È una cosa straordinaria. Allora è chiaro, se ci guardiamo indietro vediamo tutto quello che hai detto, cioè, benché nella letteratura ormai le donne sono fantastiche da almeno due secoli, nel cinema no, ma nella letteratura sì. Ma la cosa straordinaria, io penso che noi dobbiamo più guardare ciò che abbiamo davanti, perché dietro ovviamente non esistevamo. Noi abbiamo avuto il diritto di voto nel 1946, no? Dunque non c'è niente, cioè, c'è molto ma in silenzio. C'è una grandissima cultura, fantastica cultura delle donne nel silenzio, che hanno permesso alla società di procreare, di crescere, di morire, di curare. Tutto questo però non aveva una voce nella società, e lo sappiamo, lo sanno tutte le donne, lo sanno tutti gli uomini in buona fede. Allora il problema adesso è il futuro. Nel futuro c'è un'occasione straordinaria, che non si deve parlare di diritti delle donne, non è un diritto, è un'enorme acquisizione di tutta la società. Cioè noi per la prima volta nel mondo, nella storia, parlando di storia, possiamo pensare e vedere, leggere, guardare con lo sguardo delle donne, che si mette accanto a quello dell'uomo. Noi tutte abbiamo una doppia cultura, perché abbiamo studiato a scuola la cultura dei padri e la riconosciamo come nostra, e poi ne abbiamo un'altra, che è la cultura della madre. Quella è da poco che ha voce, e questa ricchezza è enorme, fantastica. Ci sono scrittrici qui da noi, io comincio a parlare di Elsa Morante, che ne ha dato monumento letterario, e quella amatissima da me, che è stata la origine della mia pubblicazione, che è Natalia Ginzburg, cioè grandi voci di donne nella letteratura. E questa cosa, e mi sembra che è da celebrare il cambiamento. Prima c'era quella meravigliosa canzone Todo cambia, in questo senso che la società vista da due cambierà totalmente. Una volta ho detto questo davanti ai Fratelli Taviani, e con il mio spirito un po' ecumenico ho detto che era una cosa meravigliosa, e loro si sono alzati e hanno detto: certo, un po' di sangue scorrerà, e quello sì, un po' di sangue scorrerà, perché l'abbandono del potere non condiviso è un po' faticoso, ma non è faticoso soltanto per chi il potere ce l'ha nelle stanze del potere, ma anche nella letteratura, nella cultura, nella comunicazione, nella scienza, dappertutto. Il potere condiviso con le donne è complicato, ma è veramente una delle più grandi occasioni della nostra epoca. Non ce n'è un'altra così grande, non ce n'è un'altra. Senti, hai parlato anche di maternità, di madri, e le madri sono una presenza forte nella tua narrativa, anche nella tua filmografia. Mi viene in mente ovviamente La bestia nel cuore, mi viene in mente Quando la notte, mi viene in mente Due partite, quindi anche il ricambio generazionale, le madri e le figlie che poi diventeranno grandi. E c'è una bellissima frase di Sibilla Leramo, una donna bellissima, perché credo che veramente
oggi sia più attuale che mai, e soprattutto proprio visto il modo in cui, no, tu affronti talvolta anche dolorosamente la maternità, credo che sia ancora più attuale e forse anche utile per una riflessione in più rispetto a quello che aggiungevi. E Sibilla Leramo scrive appunto in questo suo straordinario, credo una delle cose più belle della nostra narrativa novecentesca, in Una donna, perché nella maternità adoriamo il sacrificio. Donde è scesa a noi questa inumana idea dell'immolazione materna? Di madre in figlia da secoli si tramanda il servaggio, è una mostruosa catena. Se una buona volta la fatale catena si spezzasse e una madre non sopprimesse in sé la donna e un figlio apprendesse dalla vita di lei un esempio di dignità, ti riconosci in questa descrizione dell'essere madre? Non totalmente, a dire la verità, nel senso che ne capisco il punto di vista. Tra l'altro era un punto di vista che aveva anche Simone de Beauvoir, per esempio, cioè Simone de Beauvoir, donna senza figli, perché l'altra cosa nuova è che le donne creative oggi cercano comunque di avere dei figli, mentre le artiste, e questo non Natalia, ma per esempio Elsa Morante non aveva bambini, no? Cioè, è molto importante, la maternità è fondamentale, è di un'attualità assoluta, perché il nostro paese ha la più bassa maternità europea e ha la più bassa tasso di occupazione femminile, dunque vuol dire che non vanno insieme le due cose, questo a livello statistico. A livello profondo non sono d'accordo, perché penso che la maternità è stata vissuta come un destino, è stato il nostro destino, ma oggi anche quella è un'occasione di essere un'esperienza completamente nuova, anche se il nostro potere politico non l'ha capito per niente, perché non c'è niente di meno assistito che la maternità. Non ci sono, come sapete, adesso io vorrei parlare di letteratura, perché è molto più bello parlare di letteratura e di cinema, ma non ci sono gli asili nido, poi parliamo di letteratura. Non c'è niente, ogni donna se la deve vedere da sola, con uomini sempre migliori, ma non ancora pari. Penso che l'esperienza della maternità sia un'esperienza fondamentale per la società e per la nostra creatività, di tutti. E dunque, come la vedeva Sibilla Leramo, la vedeva anche Simone de Beauvoir, erano il vecchio mondo delle donne che la vedeva come qualcosa di opposto alla propria libertà. Io penso che libere oggi si è se si continua a procreare, non credo assolutamente, penso che invece oggi, ed è una delle ragioni per cui abbiamo questa degenerazione di procreazione scientifica assistita, che dovrebbe essere soltanto qualcosa nei casi in cui c'è veramente bisogno, diventa una prassi. Penso che la società non deve far posto alle donne solo, deve cambiare perché le donne possano essere nella società, e deve cambiare perché fare figli è la base di un rinnovamento. Voi parlate del futuro in un paese che ha solo vecchie, non ha più bambini, non c'è più il futuro. Allora penso che parlare... Io ho avuto 4 figli, ma la mia esperienza, ho anche raccontato la maternità molto dolorosa in Quando la notte, perché ovviamente la maternità è ricoperta da veli, e soprattutto in un paese cattolico, da veli di esaltazione e mitizzazione, mentre ovviamente in questo riconosco che è vero quello che dice Sibilla Leramo, dietro ogni madre c'è una donna diversa, e dunque è chiaro che lei dice una cosa giusta, però io esalto la maternità e penso che nelle giovani donne questa cosa va capita, c'è un'occasione perché oggi sia un'altra cosa. Solo che questa fa parte di una grande battaglia perché, ripeto, la società non se ne accorge. Noi troviamo le soluzioni individuali, ognuno di noi,
In un paese come la Francia, che io frequento molto, le donne lavorano moltissimo, hanno un sacco di bambini. È un problema del nostro paese che non è abbastanza moderno. Facciamo vedere il secondo filmato. Lei mi mette un cuscino in faccia per non far sentire niente ai ragazzi. Sei tu che mi hai fatto diventare così. Io ero fantastica quando mi hai conosciuto. Chiedilo a Fausto. Ma chi è sto Fausto? Tu eri una che credeva che l'universo finisse a trani. Sai cosa vale tutti i miei amici? Cosa? Ma chi è sta polacca? Sono 3 ore che siamo a ballare e non ce la faccio più. Mi sta venendo un infarto, mi sta venendo. Sergio, questa notte è nostra ed è lunga ancora. Shaggy! Fausto, nessuno pensa di poter avere un'avventura con me. No, io ci penso, Giulia. È una vita che ci penso. Ancora dici niente di grave? Te ne sei andata la sera di Natale dopo aver recitato per 10 anni il matrimonio perfetto. Mi hai ossessionato con i tuoi giudizi, con le tue prediche, quando impedivi a tuo marito di alzare la voce a letto. Quando te l'ha detto? Tocchiamo un altro tema importante. Diciamo che questa era una commedia molto divertente, sì, sì. Perché l'altra cosa è che io penso che temi importanti si possano trattare nella commedia. Questa è una commedia che era andata a controcorrente, anche questa soprattutto perché nel anno in cui era uscita il cinema italiano era zero completamente e feci questa commedia che poi era l'incrocio tra due soggetti che avevo l'idea di due coniugi che si erano lasciati, ognuno stava per conto suo, però a Natale e Pasqua si rivedevano sempre. E poi l'altro soggetto era una donna che se ne andava di casa la sera di Natale. Li ho messi insieme, è uscito questo film qua, che in realtà era l'idea di un'altra famiglia, cioè l'idea appunto di una donna che andandosi a Natale con la sua assenza fa capire chi era. E dicevo, qui c'è un tema importante, centrale, che è quello delle famiglie, no? Dei matrimoni, delle famiglie, toccato sempre nel modo in cui tu lo sai toccare, dal comico al drammatico, talvolta anche al surreale, quindi in questi modi estremamente flessuosi e flessibili in cui anche fondendo i soggetti tu riesci a fare. Io devo dire, ho provato anche un po', avendo letto più o meno tutte le tue cose, ho provato anche a trovare un'etichetta per poterti definire, un'etichetta che fosse anche stilistica. Che un'etichetta? Sì, no, una definizione un po' che potesse servire a trovare una soluzione, no? su quel che leggevo. E come ti dicevo anche prima, quando eravamo lì a degustare qualcosa, da una parte c'è la freddezza, no? Quasi chirurgica, secca, come secco il tuo stile, con cui tu affronti temi delicati, temi che toccano anche le corde profonde della psicologia dei tuoi personaggi. Temi che condividono con te e con il lettore anche le sofferenze, oltre che le gioie, di tutto quello che avviene. Dall'altra invece tu ti senti coinvolta
più emotivamente, no? Nei tuoi personaggi, nelle tue storie. È come se, eccola l'etichetta, come se, riprendendo una vecchia etichetta ottocentesca attribuita a un poeta dialettale, come se fossi una verista sentimentale. Ecco. Perché c'è questa tua osservazione anche davvero scientifica. Ci sono molte figure dei tuoi romanzi, penso all'antropologa, che fanno ricerca scientifica, che si avvicinano a quella ricerca magari trascurando o il loro matrimonio o i loro rapporti. Quindi c'è una tua esigenza, no? di calarti in un'osservazione fredda, ecco. Però poi, ecco, con la commedia, con i toni allegri, con la condivisione anche talvolta spicciola di sentimenti elementari, reagisci perché ti senti tu stessa coinvolta anche nel gioco di specchi che fai talvolta nella tua narrativa. Ecco, se tu provassi a etichettare te stessa, ammesso appunto che ti piaccia questa etichetta, cioè se potessi provare a definirti in qualche modo narrativamente parlando, però ecco, se potessi riuscire a dare di te una dimensione unitaria, proprio in termini di definizione, come ti definiresti oggi? Oggi, al punto a cui sei arrivata. Ma quando stavo venendo qui, ci vogliono 2 ore e mezzo per venire da Roma qua, stavo correggendo il mio prossimo libro. L'ho fatto a pezzi tutto, perché in realtà il problema di chi scrive tutti, ma delle donne, è trovare il registro per tenere a freno qualcosa che non si deve depositare direttamente, passionalmente sulla pagina, ma deve trovare un tramite. Io sento molto questo problema, lo sento tantissimo, penso che chi scrive e anche chi è donna lo sente moltissimo. Ne ho parlato a lungo con 2 donne fantastiche, una era Natalia e l'altra era Suso Cecchi d'Amico. Suso Cecchi d'Amico diceva: stai attenta perché tu ti innamori troppo del personaggio, invece ti devi tenere un po' a distanza, no? Però allo stesso tempo te ne devi innamorare passionalmente. E non so, mi sembra di pensare anche della cosa che tu dici, che le donne devono sfuggire al sentimentalismo, no? E devono però assumerlo come la loro vita. Se penso a una grandissima in questo, penso a Alice Munro, no? Che riesce a parlare di quello che è il sentimento delle donne, la vita spiccia, quella più piccola, e gli trova un registro di distanza. Forse è il lavoro nostro, forse è il lavoro più importante che facciamo nel lavoro sulla nostra creatività, no? Riuscire a dargli una piccola distanza, perché la passione e la voglia di raccontare tantissime cose che non sono state mai raccontate neanche dalle generazioni precedenti è talmente grande che qualche volta ci può sommergere. Una conversazione con Natalia Ginsburg, con cui ho fatto l'editing del mio primo romanzo, lei diceva la stessa cosa: devi scegliere i tuoi personaggi, gli altri sono secondari, lasciali nel fondo, dagli una distanza. Tutta la mia vita è fatta di questo, cioè di questa contraddizione tra un grandissimo e forte passionalità che intendo ridare a chi legge o a chi vede una storia, e allo stesso tempo la volontà di non farmi sommergere, per non essere il diario dell'Ottocento della giovane ragazza che ci sta sulla testa a chiunque di noi, è evidente. Nel cinema noi abbiamo visto questo film, nel cinema la commedia mi serve e la risata, l'ironia mi aiuta moltissimo in questo, che i drammi di questa famiglia sono drammi d'amore e dunque non tanto seri, però anche serissimi, però non così seri come la vita e la morte, e di dargli questo senso di risata mi aiuta a trovare un registro, per cui direi che è giusto quello che tu dici. E credo che è la lotta di tutti quelli che scrivono o fanno cinema. Mi ricordo anche una lunga conversazione, vabbè, a parte mio padre, quotidiana, ma anche con Mario Monicelli, cioè il trovare
la forma per cui non ti depositi o non ti sdrai sullo schermo, sulla pagina. Oddio, molti colleghi lo fanno, diciamo la verità, però è un'esigenza che io sento molto. E però il rischio di tutto questo è raffreddare troppo o non raffreddare abbastanza. Guarda, casualmente mi ero proprio segnato un passo che credo che sia, che vada nella stessa direzione nella quale sei andato tu con le tue ultime parole, perché devo dire una delle cose più belle, poi ognuno ha i suoi gusti, no? A me è piaciuto molto Voi non la conoscete. Mi è piaciuto molto non tanto per il personaggio femminile, la donna che sconta il suo debito con la giustizia, eccetera, quanto per il rapporto con lo psicologo e per questa straordinaria potenza delle sbarre interiori, che sono molto più forti di quelle fisiche. E quando lei si ricostruisce e viene ricostruita faticosamente in questa sua psicologia dilaniata che man mano però si ricompone, a un certo punto il lettore segue passo passo il processo e devo dire che la conclusione va proprio nella direzione che tu dici, me l'ero segnata apposta, perché anche lui che dovrebbe essere, diciamo, da freddo analista una guida distante, talvolta anche scostante, in realtà poi per un attimo cede, e infatti l'impulso finale del romanzo, questo cedimento lo fa avvertire. Il dottore infila i fogli, lo fa avvertire nella conclusione, al di là poi della vicenda in sé, però la conclusione fa trasparire questa sottile commozione che lavora proprio nella direzione di questo continuo distanziamento dall'assenza di partecipazione invece alla presenza di partecipazione, di compartecipazione, condivisione emotiva. Il dottore infila i fogli che raccontano la vita di Nadia nella cartellina. Per un attimo sembra accarezzare con le dita lunghe della mano la sua fotografia. Ecco, questo credo che sia, no? Non si possono toccare perché lui è un dottore. C'è. Però ecco, no, comunque l'idea, no, che ci sia questo alleggerimento emotivo, perché poi il lettore l'avverte. Ma c'è anche un'altra cosa mentre parlavi e poi mentre parlavo io, adesso mi è venuto in mente, che ci sono dei temi che una scrittrice sente molto fortemente. Per esempio, se io devo parlare come in Quando la notte del rapporto con un bambino difficile e del rapporto con la madre, io sono piena di luoghi comuni sulla madre e anche ho il fatto che tutta la critica e anche tutto il, come dire, proprio l'arte è contro la madre. È contro tutti i sentimenti accumulati nei secoli, perché lo ritiene qualcosa che è sentimentale. Dunque il doppio devo fare lavoro. Cioè il racconto maschile ha dentro una virilità che è accettata, amata, codificata da millenni. Il racconto femminile si sta cercando se stesso. Quando dico racconto femminile non voglio dire racconto femmina dedicato, voglio dire il racconto di una cultura, di una storia grandissima, e quando si cerca di dargli forma, è la prima volta, ripeto, nella letteratura da molto più tempo, perché per fortuna ci sono state grandissime donne scrittrici, ma nell'arte in generale si sta cercando questa cosa. Questa cosa è faticosa ma anche fantastica. Siamo in un festival che parla di futuro, è proprio il futuro. Ogni volta che io parlo di un argomento e sento, come in Quando la notte, che c'è qualche cosa che è quello, io non l'ho letto, non l'ho mai visto, so che gli devo dare una forma e non ho precedenti. E invece la letteratura e l'arte ha sempre dei precedenti, perché è come un albero, no? Sono i rami di uno stesso albero e dunque è molto pionieristico, un po' quello che affrontano in Lucy, no? Con l'antropologa, cioè è un lavoro un po' da pioniere.
che è il suo bellissimo, ma anche la difficoltà di trovare la chiave. Però mi sembra che la fortuna che abbiamo di vivere in questo secolo, niente del passato è così interessante, è proprio nulla. Vorrei introdurre il terzo breve filmato che facciamo vedere con questa frase, che proprio quasi all'inizio di Quando la notte, che dice: stasera dormo a sinistra, se cambi lato non ti senti solo. Vediamo il terzo filmato. Qui non arriva nessun rumore, solo silenzio e natura. Buongiorno. La mia inquilina. È sola? Mio marito viene a prenderci fra 3 settimane. Bella donna. Sei un orso, Manfred. Quella sta a casa tua, da sola, senza marito. Mi dispiace che il bambino si sveglia sempre di notte. Lo sente? No. Piangi quanto vuoi, piangi. Non ce la faccio. Apri! Quando bussavo, perché non apriva? Salgo su al rifugio di mio fratello. Aveva detto che voleva andarci. È un uomo particolare. Da quando la moglie l'ha lasciato con i bambini è peggiorato. Quando nascono i figli tutto diventa più complicato. Cosa? Suo marito. Perché non gli ha detto niente dell'incidente? Quello che è successo l'altra notte nella casa. Impulsivo. Tu sei l'unico a cui ho avuto il coraggio di dire la verità. E domenica proietteremo Latin Lover, che è il tuo ultimo film, che è un bellissimo film anche per me, insomma, che l'ho letto in questa chiave, anche per il caos ordinato che ci si trova, no? Questi incontri apparentemente casuali, queste situazioni apparentemente difficili da comporre, che poi alla fine però trovano anche loro la risoluzione in quella casa in cui tutto avviene. E, hai già accennato al fatto che stai scrivendo il tuo prossimo romanzo, ma so che stai lavorando anche al tuo prossimo film. Ecco, prima di passare al momento conclusivo di questa serata, vorrei appunto se ti va, insomma, di dire qualcosa, magari anche rispetto proprio all'ultimo che hai fatto, alla Latin Lover, no? Quindi quale sarà il tuo futuro imminente nella cinematografia? Ma penso che poi questi incontri hanno anche un carattere personale. Allora, questo film che avete visto e quello che ho girato, Latin Lover, sono legati da una vicenda molto complessa, che è una vicenda che gli autori attraversano, perché Quando la notte è il film più difficile che ho fatto nella mia vita. L'ho girato sul Monte Rosa, una difficoltà gigantesca, con un bambino piccolo piccolo. Secondo me tira fuori uno dei temi, il tema dei temi, però è stato ammazzato dopo Venezia. Non dal pubblico, ma da addetti ai lavori, soprattutto uomini. C'è dentro a quel film un qualche cosa che è molto difficile da accettare, forse. E io, dopo questo film, che adoro, rivedere il trailer solo mi piace, poi
gli autori hanno una passione per i figli complicati, no? Sono quelli proprio che ti ami proprio più di tutti, per cui lo vedo e dico che bello, adoro questo film, però sono stata 3 anni senza girare film perché non mi riusciva di capire più come mai un film che aveva una novità interna così grande, quando La notte, tra l'altro, come libro era stato molto venduto, però il cinema... Sono io? No. Il cinema è molto realistico, dunque... e poi la letteratura coinvolge numeri più piccoli, il cinema ha qualche cosa con l'immagine che è più duro. E dunque, dopo quel film sono stata molto molto incerta. Ho scritto due cose, un romanzo e un racconto lungo, c'è cioè Lucy e voi non la conoscete, ma io al cinema avevo molta paura di avvicinarmi. E poi ho trovato invece questa cosa che era l'idea di Latin Lover, cioè che è l'idea di una famiglia in cui c'è il cinema anche. È il primo film in cui c'è il cinema di quelli che faccio, e dunque c'era questa famiglia intorno a quest'uomo adorato, meraviglioso, che è un po' un incrocio tra tutti i nostri amatissimi attori del passato, e c'è il passato, tanto perché questo festival mi è molto vicino, come idea di qualcosa, il nostro grande passato che ci pesa, che noi lo amiamo e però non ci fa andare avanti. Questa era l'idea un po', e allo stesso tempo c'era l'idea di tutte queste figlie di questo uomo, che e anche delle mogli, tra l'altro è stato l'ultimo film interpretato da Virna, che è stata una delle mie amatissime attrici, ma poi grandissime attrici come Marisa Paredes, e Valeria Bruni Tedeschi, Angela Finocchiaro. E ho ritrovato il sorriso, nel senso che con Latin Lover ci siamo molto divertite, abbiamo raccontato il vecchio cinema, penso, in queste immagini che abbiamo ricostruito girandole a Cinecittà, di tanti vecchi film rimessi insieme da quest'attore, e ho ritrovato il legame col cinema, che devo dire dopo Quando la notte è stato molto... è stato un momento molto difficile, non sono una che si scoraggia mai, sono abbastanza coraggiosa, credo, però lì è stato molto duro perché a me sembrava un film meraviglioso, e sinceramente questo è una cosa che può accadere, cioè che un autore pensa di aver fatto la cosa più bella della sua vita e invece no. E con Latin Lover si è ricostruito un po' un'armonia, perché il film... Io credo che i critici mi abbiano risarcito, perché siccome mi hanno ammazzato con Quando la notte, vi voglio dire che questo accade normalmente. Poi con Latin Lover tutti hanno fatto un'osanna meravigliosa dicendo che era un film fantastico. Il pubblico è andato e mi è sembrato di ritrovare un legame con gli spettatori, che poi sono, cioè, sono la ragione del cinema, no? E dunque sono legati questi due film. Grazie a Cristina Comencini. Io adesso chiamerei sul palco Gino Trolli per la conclusione, che c'è una sorpresa. Grazie mille, volevo intanto ringraziare loro. Grazie, grazie al pubblico, grazie, mille, grazie a Cristina Comencini. Ecco, intanto si avvicina a Gino. Eccolo. Gino Trolli, cui cedo volentieri il microfono per la fase conclusiva di questa serata. Sì, so che c'è anche l'assessore Silenzi che viene su, che consegnerà una novità per futura che abbiamo istituito da quest'anno. Il Festival istituisce un premio che si chiama Esploratori del Futuro. In questo caso si tratta di un'esploratrice del futuro. E è un premio che assegniamo a quei personaggi, a quelle figure, a quegli intellettuali che nel campo della disciplina che frequentano, in questo caso parliamo di cinema e letteratura, sono due filoni importantissimi, hanno dato un contributo a costruire nuove strade, nuovi percorsi, nuove modalità di vivere il presente e di esplorare il futuro. Esplorare il futuro è un premio anche molto particolare,
che non è il classico, come dire, di solito si hanno targhe, piccole statue. No, noi abbiamo pensato a un premio che poi rimanga nella memoria, e un premio che ha a che fare con il futuro, che ha a che fare col tempo soprattutto. Il futuro è il tempo che passa, è il tempo che sarà, il tempo che poi, quando sarà presente, non sarà più futuro, insomma, questo è chiaro. Quindi abbiamo pensato a un oggetto che rappresenta il tempo. Io leggo la motivazione. Il premio, nella edizione di Futura Festival del 2015, è attribuito a Cristina Comencini con la seguente motivazione: per aver proseguito la grande tradizione cinematografica familiare con opere di assoluto valore autoriale che hanno indagato il cambiamento in atto nei rapporti sociali, con una particolare attenzione alle trasformazioni psicologiche dei personaggi femminili, sempre proposti con credibile descrizione e forte connotazione letteraria, legata ad una riconosciuta capacità di scrittura che si è rivelata anche nei numerosi romanzi già pubblicati. Esploratrice del futuro nella scrittura letteraria, nel cinema, nella individuazione di una modalità nuova di raccontare il presente e di prevedere gli scenari di domani. Grazie mille. Il vice sindaco Giulio Silenzi consegna questo premio, che è un orologio d'argento da Taschino. Bellissimo. Questo è una cosa stupenda, bellissimo oggetto, non lo potete vedere ma è bellissimo. E in più alla fine poi i racconti sia di cinema che di letteratura hanno come soggetto fondamentale il tempo, per cui è assolutamente il tempo è il sempre che esista è il protagonista dei racconti. Grazie. Certo. Grazie mille. Le abbiamo messo la motivazione, un diploma chiaramente. Grazie.